Queste sono le due formule, 1 e 2, che ci permettono di calcolare la frequenza registrata, ricevuta dal microfono, f', nei due casi particolari in cui, primo caso, la sorgente si muove e il microfono sta fermo, secondo caso, la sorgente sta ferma e il microfono si muove. In queste formule si presuppone nota la frequenza d'emissione, per esempio il motore della Formula 1, che emette a 200 Hz, si conosce la velocità del suono in aria, VS, velocità del suono, che è 340 metri al secondo, si conosce la velocità V grande, V maiuscolo, che rappresenta la velocità con cui la sorgente, perché questo è il primo caso, la sorgente si muove rispetto all'osservatore. Oppure si conosce la velocità V' con cui è l'osservatore, in questo secondo caso, che si muove rispetto alla sorgente. In entrambe le formule c'è poi il doppio segno, che distingue il segno superiore, indica il caso in cui ci sia l'avvicinamento, e il segno inferiore, il caso dell'allontanamento. In particolare, in questa prima formula, che rappresenta il primo caso, se la sorgente si muove verso l'osservatore, quindi l'avvicinamento, bisogna prendere il segno meno. Se la sorgente si allontana dall'osservatore, bisogna prendere il segno più. Nella seconda formula, che è il caso in cui l'osservatore si muove e la sorgente sta ferma, bisogna prendere il segno più se l'osservatore si avvicina alla sorgente, bisogna prendere il segno meno se l'osservatore si allontana dalla sorgente. Come è scritto qua, il segno superiore vale per l'avvicinamento e quello inferiore per l'allontanamento. Nel terzo caso noi abbiamo una combinazione dei primi due casi perché si muove sia la sorgente che l'osservatore. Allora queste due formule vengono combinate in una sola, con questo fattore che va al numeratore, quest'altro che va al denominatore. F è la frequenza della sorgente, F' è la frequenza ricevuta dal microfono. E quindi si ottiene, dopo le semplificazioni, questa formula compatta, che anche lei comprende i doppi segni, perché il segno superiore qua va preso se il microfono si avvicina alla sorgente, V' è la velocità del microfono, e il segno inferiore se il microfono si allontana dalla sorgente. Al denominatore il segno superiore, cioè il meno, va preso se la sorgente, V è la velocità della sorgente, si avvicina al microfono, il più va preso se la sorgente si allontana dal microfono. Qui c'è un esempio, la sorgente si avvicina, cioè va verso il microfono invece scappa via. Allora, il moto della sorgente è rappresentato dalla prima formula, la sorgente va verso il microfono, quindi ci va il segno meno, segno superiore. Eccolo qua, e ce lo ritroviamo anche al denominatore, il segno meno, eccolo qua. Invece il microfono scappa via, si allontana, quindi il microfono, la formula relativa al microfono, bisogna prendere il segno inferiore, il segno meno, perché il microfono si allontana, quindi eccolo qua, il segno meno, e il segno meno ce lo troviamo anche qui. Quindi, in conclusione, se per esempio la sorgente si avvicina al microfono, va verso il microfono, e il microfono invece scappa via, la formula finale è questa qua. E così via per tutti gli altri casi. Ora vedremo meglio come si ricavano queste formule della frequenza ricevuta dal microfono.